Adesso ci vediamo con il filmato dal 16 di giugno fino ad oggi. Questi che ricorrono al mass ejection sono dalla parte nascosta del Sole. La regione attiva, che già ci ha regalato l'aurora boreale, sta ritornando visibile. Verrà cambiato il nome, ma è quella la regione. E già Space Weather ha annunciato Flare Y, che non esiste nella. Nella denominazione, ma come dire, la classe dopo la X. Vedete, il 22 c'è una corona mass ejection, il 23 sta per comparire, 1 è il 17, 1 è il 18, probabilmente da regioni diverse, il 19. Se sono più piccole, comunque ci sono, e il 22 nella classe. Quindi ne vedremo delle belle in arrivo prossimamente. Grazie per l'attenzione.